radice, una piazza contro la serie della precarietà, contro andare a assediare il centro di Roma, i ministeri e i luoghi dove viene deciso sulle nostre vite. La città è blindata, il livello di sicurezza è molto alto per oggi, ci dobbiamo aspettare un nuovo 19 ottobre, siete sul piede di guerra? No, non siamo sul piede di guerra, è la prima manifestazione contro il governo Renzi, l'abbiamo detto chiaramente negli slogan che abbiamo detto in tutto questo periodo, ribaltiamo il governo Renzi perché i decreti che lui ha messo in atto dal piano casa al Jobs Act sono in continuità con quello che succedeva prima. È una Roma blindata come lo è stato anche nelle altre manifestazioni, la loro risposta insomma rispetto appunto alle manifestazioni, ai grossi cortei, è quello di blindare la città quando in realtà appunto dovrebbero mettere in atto delle politiche che siano in grado di risolvere i problemi. Io vengo da Vicenza. Ha preso il treno oggi per arrivare a Roma e partecipare alle manifestazioni. In Corriera. In Corriera? Sì, per la strada ci hanno fermato lungo l'autostrada le forze cosiddette dell'ordine. Hanno perquisito le due corriere. C'è un livello di sicurezza molto alto per questa manifestazione. È molto alto, invece che prendere noi, guardare noi ragazzi, prendere i caschi, che prendano degli ultri che è una grande vergogna, l'ho detto anche ai poliziotti. Io sono uno che era dentro la scuola Diaz a Genova nel 2001. A me questa polizia, pagata anche male, mi hanno rotto un braccio. Che prendono dei lutri, non te, gli operai e i contadini, la gente che viene qui da tutta Italia per i diritti della povera gente. La casa è un diritto. Questa... Pensa che ci saranno degli scontri oggi? Io credo che oggi la manifestazione sarà pacifica. Combatteremo per i diritti perché sia attuata la Costituzione repubblicana. Volete un ritorno al comunismo? Il socialismo, tornare al socialismo è una scienza, perché il sistema è capitalistico, sarà sempre peggio per le masse popolari. Senta Renzi, il governo Renzi qual è il suo giudizio? Ha delle buone intenzioni ma non può farne mica niente perché il sistema è marcio e... Grazie a tutti, lo sfido nel cantiere.